Ha una voce per Padre Pio. Albano ha provato a lasciare intendere che tra qualche mese potrebbe ritirarsi a vita privata. Ha provato, ma senza riuscirvi perché Mara Venier, che ha timonato l'evento benefico trasmesso in prime time su Rai 1, lo ha prontamente e simpaticamente lo spassoso botta e risposta tra la conduttrice veneta e il cantante di Cellino San Marco ha avuto luogo dopo che quest'ultimo si è esibito ed ha ricordato la sua non più verdissima età. Il prossimo 20 maggio spegnerà 80 candelie e quindi? E quindi forse è arrivato il momento di ritirarsi dalle scene. Ha sussurrato lo stesso artista pugliese, provocando una spontanea reazione della Venier, la quale non ha creduto a una singola parola relativa al presunto addio alle scene. Albano ha spiegato che nutre il desiderio di arrivare in forma al suo 80° compleanno così da poter fare ciò che ha sempre fatto. Ossia, ma naturalmente, cantare. Ha chiosato il musicista per poi aggiungere che, chissà, forse, in quel giorno sfodererà la sua ultima performance canora pubblica per poi ritirare. Magari chiudo la mia carriera là. Ha dichiarato. Zia Mara, non ha nemmeno fatto finta di credere che si trattasse di un annuncio con un fondo di verità. E infatti ha subito chiarito di non pensare in alcun modo che Carrisi possa davvero congedarsi dal pubblico nel 2020. Ma va. Da quanti anni lo dici? Dici chiudo chiudo. Ma poi? Ha sottolineato ridendo la conduttrice. E ancora. Anche io dico sempre che lascio domenica in e poi sto sempre lì. Finché ce la facciamo andiamo. L'ex marito di Romina Power non ha nemmeno provato a smentire la presentatrice e si è lasciato abbracciare sul palco, facendo un risolino. Altrimenti detto, non c'è alcun ritiro all'orizzonte per Albano. Nonostante lui medesimo abbia provato a far germogliare la voce. Finché c'è la salute e l'energia in questo momento, fortunatamente Carrisi dispone di entrambe, si continua. La pensione può attendere.